Ciao a tutti, benvenuti, eccoci di qua di nuovo con una nuova puntata di Good Morning Milano. Oggi è venerdì 26 gennaio, ultimo giorno della settimana. Beh, un giorno buono anche per programmarsi magari qualche seratina durante il weekend e perché no, pensare magari di andare a teatro. Perché vi parlo di teatro? Perché lo facciamo oggi con un nostro ospite, un gradito ritorno, ormai un amico di Milano All News. Sto parlando di Renato Lombardo. Buongiorno Renato. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Benvenuto Renato, allora direttore organizzativo di PalcOff, questa interessante rassegna che si tiene al Teatro Libero e che dura qualche mese, quindi adesso noi ogni tanto ci rivedremo per ricordarvi, no, sottodata che insomma il Teatro Milanese è vivo, sempre più che vivo, e anzi porta qui anche belle esperienze da altre parti d'Italia, come ad esempio questa sera alle ore 21 qui proprio al Teatro Libero. Mozza, Mozza. Mozza. Mozza è la storia di una ragazza che non può che vivere sul mare, in un peschereccio, dove ha vissuto col nonno e stando in terraferma soffre il mal di mare, diventa bianca, diventa pallida, per altri malata, ma in effetti no, lei, la sua è solo una nostalgia del mare. Un prendere coscienza di se stesso e quindi si abbandona al mare in un peschereccio senza timone, dove il mare la porta, lei va, scambiando il pescato con i pescatori che incontra, incontrando un gabbiano, facendo degli incontri che sono una metafora della vita di una donna che si affaccia alla vita da ragazza, diventa donna e senza timone va incontro a ciò che il mare, ciò che la vita le dà. Quindi è una bella favola, che è un paradigma anche dell'emancipazione femminile, è una poesia, un racconto veramente toccante e poetico. Quando parliamo di lei, parliamo appunto della protagonista di La questo protagonista, che è spettacolo, anche che però è anche colei che ha scritto la storia, autrice, l'autrice, è Claudia Guzmano. Claudia Guzmano. Claudia Guzmano è un fenomeno siciliano, lei è nata a Marsala, ma non solo siciliano, ha preso ormai una quota anche nazionale, direi anche internazionale. Muove i primi passi a Marsala con delle produzioni molto interessanti. Giacomo Minazza, Una per tutte, è stato il suo primo lavoro che le ha fatto vincere tanti premi come migliore protagonista nei vari Fringe, nei vari festival, e dopodiché si è staccato dalla compagnia e ha cominciato a fare anche delle produzioni video e un corto cinematografico su Franca Viola, la prima donna che si ribellò a un atto di violenza siciliana. Ha fatto un corto che è stato anche in nomination per Hollywood recentemente. E quindi è passata alla televisione, dove è stata assolutamente catturata, tant'è che è stato in onda fino a domenica scorsa, nella parte della Bagarella, la moglie di Totò Riina, nel filmato su Mario Francese. E sarà in onda ancora prossimamente con La mafia uccide solo d'estate e L'allieva 2. Una Quindi, serie. insomma, è tutta una serie di fiction dove lei prenderà dei ruoli importanti. Quindi la vedremo al cinema, l'abbiamo vista in televisione, la vedremo in teatro. Una stella nascente, si può dire così, Rising Una Stars. strada nascente appunto che porta poi le sue origini, porta le storie della propria terra in giro insieme a lei. Perché diciamo il sottotitolo o forse l'incipit diciamo dei palco off è autori, attori, storie di Sicilia. Storia di Sicilia, Quindi non quali. confondiamoci, cioè sicuramente si potrebbe pensare è un festival del teatro siciliano. No, sono No. storie che hanno a che fare con Sicilia, spesso e volentieri interpretate magari da siciliani o anche non, in questo caso sì, ma sono storie che raccontano una terra, giusto? Raccontano intanto autori, attori o storie di Sicilia, quindi è uno spaccato sulla Sicilia dalla drammaturgia al sistema attoriale, ma anche alla drammaturgia. Quello che vogliamo, venendo a Milano 3 anni fa, ci hanno chiesto di portare il nostro format PalcOff a Milano. Abbiamo pensato che la cosa più giusta era portare
quello che è più vero è, potevamo raccontare la nostra terra, ma la nostra terra con le problematiche che non sono solo della nostra terra, ma che sono dei paradigmi delle problematiche internazionali. Vediamo che la mafia non è un problema solo Ah no, siciliano, proprio e il femminicidio no. non Non è è un un problema problema. solo siciliano, l'emancipazione femminile non è un problema solo siciliano, però chiaramente in Sicilia c'è un amplificatore di eventi per cui se uno muore in Sicilia è morto per mafia. Se magari muore a Milano è un incidente sul lavoro. Ecco, diciamo che questo porta poi a parlare delle problematiche nazionali e internazionali. E quindi le problematiche che vogliamo dare è far riflettere su delle problematiche internazionali. Il teatro off in generale è il teatro attuale che parla della vita, parla alla Ecco, vita. bravo Renato. Ricordiamo un attimo, cosa intendiamo per teatro off? Cioè, per chi magari ci sta seguendo solo adesso, per chi magari non è stato così attento nel seguirci la scorsa estate, quando abbiamo seguito tutto il Festival Milano Off, che cosa intendiamo per teatro off? Ma teatro off, intanto un teatro fuori dai circuiti, quindi spesso non retribuito dalle istituzioni, quindi libero di poter esprimere qualsiasi concetto. Spesso gli Un po' come si attori. dice nella musica, la musica indie, diciamo, La musica indie, un po' la un musica po' ok, autoprodotta, la musica autoprodotta. autoprodotta, spesso sono gli stessi attori che sono autori dei testi e quindi ciò che portano in scena è una forma catartica per liberarsi di un concept che hanno dentro, di voler affrontare delle tematiche a loro care e lo fanno con molta sincerità, con un linguaggio molto diretto, in tempi brevi. Diciamo, uno spettacolo off non dura mai più di 1 ora e 10, 1 ora e 1 quarto. Io questa cosa sottolineerei, perché io un po' da profano del teatro, Renato lo sa, non sono uno, anzi mi sta indottrinando, mi sta insegnando, Renato, settimana dopo settimana, mese dopo mese, appuntamento dopo appuntamento, che cos'è veramente il teatro, sono ben contento. Da profano le prime preoccupazioni erano quelle, no Renato, è una serata, 4-5 ore seduto lì ad ascoltare, non ce la posso fare, no, ma anche 3 ore non ce la posso fare, e Neanche invece due. subito mi hai detto, infatti, no, perché il teatro off. Non dura più di 1 ora e 1 quarto lo spettacolo. Guarda, per me io ho un concetto. Quando ho accettato di passare dalla musica al teatro, io ho detto bene, basta che non duri più di 1 ora e mezza, perché dopo, secondo me, è sequestro di persona. Cioè, se hai delle cose interessanti da dire, le Si dici in dice un'ora anche un'ora e e mezza. In mezza. 1 ora e mezza sono più che sufficienti. Dopo sono ripetizioni e variazioni del tema, e quelle sono veramente da malati di teatro che ci sono. Voglio dire, ci sono gli spettacoli che durano 12 ore, se no, ma ben venga chi li segue e questo filone. Devo dire che poi per addolcire la serata noi abbiamo Sì? tutto un format Perché che non è non solo si. quello, infatti. Perché la Sicilia la vogliamo offrire a 360 gradi con le proprie eccellenze, con i gusti, con i profumi e quindi Cioè, abbiamo raccontare de. storie si racconta attraverso tanti strumenti, non solo il teatro, non solo la musica. Assolutamente, abbiamo uno sponsor di vini eccellenti che sono le Cantine Sette Sole, Prego! se posso fare, perché sono veramente da nominare, con i prodotti della Mandro Rossa, sono dei vini, dei rossi e dei bianchi, ma anche dei dolci, che raccontano proprio i profumi della terra con un magazine a disposizione, con degli sconti e degli omaggi, offrono agli abbonati di Palco Off, ancora siete in tempo per abbonarvi, l'abbonamento non è un abbonamento, è una carta libera, quindi sono dei voucher, dei coupon spendibili anche tutti in una volta, attenzione. E a chi fa la nostra carta libera off, la Mandra Rossa offre un weekend per la vendemmia di fine agosto, dove nella vendemmia delle loro campagne succedono tanti eventi, tante Bellissimo. bellissime cose. Ci sono delle degustazioni, quindi prima appena entri in teatro sei accolto da un aperitivo con i vini Mandra Rossa e le stuzzicherie siciliane offerte dalla Combriccola, che è proprio il ristorante dove puoi andare a fare il dopocena sotto il Teatro Libero. Ecco. Uscendo troverai dell'artigianato siciliano, offerto da Giuliana Di Franco, Siciliani d'autore. Anche questo si estrarrà per i nostri, tre di queste opere saranno in estrazione per i nostri abbonati, nonché un altro weekend di charme in Sicilia, in una località di charme. Quindi,
Che dire, abbonarsi conviene, il format abbonarsi è conviene, assolutamente una vecchia pubblicità, infatti abbonarsi conviene, il format è assolutamente godibile, scorre. Ma poi ricordiamo questa cosa dell'abbonamento che è interessante, non è un abbonamento personale, non è che io prendo 5 spettacoli, no, compro degli ingressi, compri degli ingressi, esatto, che poi li posso usare tutti io, posso usare insieme alla mia compagna, andiamo tutti, tutta la combricola degli amici, esatto, insieme con una tessera, esattamente, non sono dei voucher, sono dei voucher, sono dei voucher, è un blocco di voucher di 5 tagliandi, quindi questa è una formula commerciale, perché il teatro ovviamente deve andare a sviluppare il teatro off, soprattutto che non è contribuito, come dicevo prima, sì, e deve trovare delle formule commerciali per e si sostiene solo grazie al pubblico. Perfetto. E quindi è il vero teatro di mercato, cioè tutto il resto, dove ha il grande contributo, dovrebbe fare delle azioni di pubblico servizio, dando secondo me da un lato la tradizione, dall'altro l'innovazione, ma l'innovazione spesso non coincide con quello che è nel sociale. Ecco, è interessante appunto perché stiamo parlando di una rassegna, una rassegna di 5 spettacoli in tutto, giusto? 5 spettacoli. Spettacoli abbiamo visto poco fa la locandina di tutti e 5, grazie Mari che la rivediamo, eccola qua. Siamo al terzo appuntamento. Siamo al terzo appuntamento. E anche qui ripeto appunto la cosa bella del fatto di dire, ma come faccio un abbonamento al terzo appuntamento? Sì, perché non è un abbonamento, ma sono voucher di ingresso, quindi potete tranquillamente usarli anche nei prossimi spettacoli o su questo. 5 spettacoli, 5 appuntamenti, 5 storie appunto di Sicilia, 5 autori, 5 racconti. Immagino però la fatica per arrivare a 5, mi viene da dire. No, la fatica è per prenderne 5. Ah sì? Perché devo dire che in questo momento in Sicilia c'è un momento veramente fertile. No, mi piace che Renato non nasconde le difficoltà o... Insomma, c'è un momento fertile? C'è un momento fertile di grande professionalità, di belle storie portate con molta professionalità sul palcoscenico. Ma appunto dicevo, quindi chissà che difficoltà trovare questi 5, nel senso che li avessi guardati 8, 10, 12, 15... Beh, anche di più. Infatti, questo dico, cioè, chissà che fatica nel scegliere solo questi 5. Certo, la scelta, devo dire, è molto brava Francesca Romana Vitale, che ne è la direttrice artistica della rassegna, e lei è una di quelle malate tope da teatro che segue anche gli spettacoli di 12 ore, quindi conosce e segue anche tantissimi. La ringraziamo, così ci tiene lontano da certe situazioni. Grazie. Allora. Ringrazio. Noi andiamo ai festival insieme, lei riesce a vedere al Festival di Avignone o di Edimburgo anche 7 spettacoli al giorno. Io mi fermo a 3-4, non supero mai i 4. Conoscendo Renato non dubitavo di questa cosa. Devo dire che la rassegna chiaramente segue poi una sua logica, a parte di scelta, di opportunità, però se vai ad analizzare quello che abbiamo fatto finora, abbiamo portato come un granello di sabbia, che era la storia di Giuseppe Culotta, per un uomo incarcerato per 22 anni per un omicidio di 2 carabinieri mai commesso, e quindi dopo 22 anni e 10 processi scagionato e perché il fatto non sussiste, quindi storia di mala giustizia. Abbiamo portato Virginia da Durata, che è una storia sul, prende spunto da un femminicidio veramente accaduto a Trapani, Giuseppe Culotta di Agrigento. Questa è una storia avvenuta a Trapani, Maria Anastasio, assassinata dal proprio marito e dall'amante a 9 mesi incinta e con al quarto figlio, incinta del quarto figlio, quindi dove la penna di Giuseppina Torregrossa ha preso spunto da questo fatto di cronaca per immaginare che questi personaggi, gli attori di questa tragedia, andassero a invocare a Santa Rosa Via la grazia. Santa sì. Rosa Via, siccome non è eremita, non gliene frega niente delle troppe chiacchiere ed è veramente una bella pièce che sta avendo molto successo. E questo su questa favola sull'emancipazione, sul mare, veramente molto delicata, e poi l'interpretazione di Claudia Cusmano è veramente eccezionale, ve la consiglio perché non sarà facile riaverla presto in teatro, è già lanciata, mentre il prossimo appuntamento, infatti, e poi insomma questo chiudiamo gennaio, così gennaio ci prepariamo già a febbraio. Allora, aspetta, ricordiamo un attimo Renato, Mozza 26, 27, 28, venerdì, quindi venerdì, sabato e domenica. Venerdì e sabato alle 21, domenica alle 16, con la degustazione 30 minuti prima dello spettacolo per il venerdì e sabato, mentre la domenica dopo lo spettacolo, per chiudere in bellezza. Teatro libero, per chi non conosce, teatro libero, via Savona, in via Savona, il teatro comodissimo da raggiungere, come dove la cultura più alta di Milano, perché siamo al terzo piano. Ah, ecco, con 11 ha fatto le scuole alte, sì, ha fatto il secondo terzo piano, quindi sì. È un teatro
storico, importante, bello anche da vedere, a un certo punto è un teatro al terzo piano, una cosa Sì, comunque tre. strana, diciamo, uno che magari non è abituato anche ad andare, ed è un bel ambiente, io sono fatti i complimenti anche per questo, Renato. Io ho il piacere e l'onore in questo momento di ricoprire la carica di presidente del collettivo di Teatro Libero, che, come lo chiamo io, è un urban tribe, una residenza urbana di più compagnie, con la direzione artistica di Corrado Accordino e Manuel Renga. È un bel collettivo da seguire in tutta la stagione, oltre 40 titoli di drammaturgia contemporanea. Quindi Palco Off è una delle rassegne speciali, inizieremo con la danza a fine mese e tante altre cose. Quindi vi suggerisco di andare a vedere i titoli su teatrolibero.it, ma sicuramente vi suggerisco di andare a vedere anche gli approfondimenti, i trailer di Palco Off sul nostro sito palcooff.it o su tutti i social a denominazione hashtag Palco Dicevamo appunto, si chiude gennaio con questo bellissimo spettacolo Mozza, ma la rassegna appunto continua e febbraio arriva un ritorno a Milano, anzi, perché Off. sei stato a Ritorna. Milano la scorsa estate, dopo uno successo pazzesco, da Ma parentesi. lui ritorna, ecco, lo spettacolo che è la voce di Peppino Impastato con di Pierangelo Saraceno e Maria Paola Tedesco. È il vincitore della categoria Italia del Milano Off Film Festival dello scorso anno. Abbiamo avuto 50 compagnie, come tu sai, che si sono date battaglia in 16 spazi per 8 giorni, 400 repliche. Abbiamo dato poi la giuria e i vari festival hanno assegnato i tre selezionati per il festival di italiano, cioè Palco Off, è stato selezionato proprio la voce di Peppino Impastato. Mentre a New York, al Festival Italian Theatre in Scena a New York, andrà Le guerre di Angela di Di Giuseppina Giuseppina Facco. Facco, mentre ad Avignone andrà Dramma nell'aria da Giulio Verne, la compagnia napoletana. Quindi sono tre belle pièce che si sono distinte e non, diciamo che la selezione è avvenuta direttamente dai festival anche, non solo per la bravura degli attori, ma anche per l'adeguatezza dello spettacolo al festival. Ecco, quindi i vincitori sono stati scelti direttamente in relazione ai festival. Sì, beh, che ricordiamo è stata una bella, bellissima avventura Ma quella stiamo tornando. infatti di Milano Film Festival, giusto? Milano Off Off Film Film Festival, Festival. ricordiamo Film. Felicità interna lorda, Ok. perché il più Phil, un cittadino felice, spende di più, quindi più Phil, più PIL. Quindi insomma, poi cominciare a pensare di vedere la nostra ricchezza attraverso altri fondi, altri indicatori. Necessari, indicatori necessari. La felicità interna lorda si aumenta soprattutto con la condivisione delle emozioni. Questo è il primo E vi assicuro che fattore. quelle non sono mancate durante il festival, perché veramente Esatto. 16 spazi, mi dicevi adesso, 16 16 spazi. luoghi di Milano, alcuni davvero sconosciuti anche ai milanesi stessi, che quindi riscoprono la città, che scoprono delle piccole sale teatrali, veramente minuscole alcune volte, in luoghi incantati della città e che fanno vivere per una settimana, 10 giorni anzi, questa città dove si respirava davvero tantissimo, tantissimo teatro, cultura e soprattutto felicità, appunto. Nel senso che, a prescindere dalle storie tristi a volte, anche perché ci vuole la malinconia anche di alcune storie, ma era la felicità del vedere qualcosa di bello e del vivere in una maniera diversa la propria città. Cioè, girare un'altra città a giugno, quindi molti sempre con lo scooter, eravamo che passavamo da un luogo all'altro alla ricerca veramente a volte, quasi come una caccia al tesoro di alcuni luoghi perché sconosciuti magari a chi arriva da una zona lontana di Milano. Era bello poi riconoscersi lungo le strade e darsi appuntamento a uno o all'altro. Spettacolo, davvero una bellissima È esperienza. il clima del festival che prende spunto dal nostro partner major che è Avignone, il Festival di Avignone che è raggiunto al 55esimo anno di attività, oggi con Ricordiamo, Avignone quando c'è il festival è una città completamente chiusa per il festival, cioè c'è solo Beh, è il festival, facile perché comunque è una città che ha un centro storico dentro le mura e quindi dentro le giusto? È un teatro mura è unico. un unico teatro, ci sono più di 150 sale 150 sale. e 1200 compagnie che
fanno 1600, no, sono sì, 1000, più di 3000 spettacoli al giorno. Ma E diciamo che hanno fatto 1.300.000 paganti l'anno scorso e più di 60.000 mi piace tessere. molto questa cosa di Renato, che giustamente dice, cioè io devo portarvi dei numeri, mi porta anche i numeri commerciali, perché dice giustamente il Assolutamente. teatro Off è uno di quei teatri, è un teatro commerciale, nel senso dal punto di Assolutamente. vista non commerciale come potremmo pensare alla musica commerciale, cioè quindi di bassa qualità, di bassa scadenza, ma no, che solo grazie al pubblico si può sostenere, cioè solo se si fa soldi si può sostenere un certo tipo di teatro. È l'unico modo per continuare a raccontare le storie in tempo reale e portare un pubblico ad essere attento al teatro, che è l'unico mezzo in questo momento che può darvi un punto di vista delle storie attuali, perché è libero, perché in un mese può mettere su una pièce teatrale, magari su un fatto ancora in corso. Ed è bellissimo questa contemporaneità della realtà, dove nella drammaturgia poi si è costretti a dare un finale, una chiusura, e quindi a dare una soluzione. Quindi si concretizza un'utopia sul palcoscenico, una soluzione utopica, però almeno possiamo vedere la fine di qualcosa che stiamo ancora vivendo. Tutto questo è magico, credo. E il teatro da secoli ci insegna a riconoscere la società. E quindi credo questo boom del teatro off a livello internazionale e mondiale, credo sia una necessità proprio sociale di incontrarsi e riconoscersi in tempo reale. Renato, siamo in chiusura, abbiamo appunto raccontato un po' tutto lo spettacolo, lo spettacolo che va in scena questo weekend, tutta la rassegna. Ricordiamo però appunto l'appuntamento per questo weekend, dacci le coordinate, ricordaci Mozza appunto Allora, sul Mozza palco. di e con Claudia Guzmano sarà venerdì 26, cioè stasera, domani sabato 27 alle ore 21, mentre domenica alle ore 16 al Teatro Libero in via Savona. I biglietti potete acquistarli direttamente online al sito teatrolibero.it. Fra l'altro abbiamo tanti vantaggi acquistando online, e potete, diciamo, acquistando due biglietti il terzo già è ridotto. C'è un group off di 6 biglietti anziché 18, vanno, se mettete nello stesso carrello 6 biglietti vanno tutti a 12, se ne mettete 10 vanno tutti a 10. E fra l'altro, siccome abbiamo superato i nostri 20.000 like con il nostro sito La Facebook, pagina Facebook del teatro Palcoff. Palcoff, stiamo lanciando 2.000 like, due persone, 20 euro, 2-2-2. Quindi per Mozza abbiamo questo 2 che si ripete. Se andate sul nostro Facebook Palcoff, Lo potete prendere trovate. al volo 20 biglietti per 20 persone a 20 euro, 10 euro l'uno ovviamente. Perfetto. Renato, grazie mille davvero. Allora, presto qui con noi. Ci Grazie vediamo a Fabio, è sempre teatro. un piacere venire È a sempre bello Milano dirti. News Mi e piace sempre quando lo incontrarti. saluto, Renato, perché poi ci vediamo a teatro. Mi Ci piace vediamo a questo. teatro, ma Mi piace questo modo di speriamo. salutarti. Mi piace sempre tanto, Ci sì, vediamo a devo teatro e dire. prima a teatro ci vediamo con un buon bicchiere di Allora, vino, non prima e mancheremo. dopo. Non mancheremo. Grazie mille, Renato. Lo Grazie ricordo a te, questa sera, Fabio. ore 21, Teatro Libero, Mozza di e con Claudia Guzmano. L'appuntamento con noi è invece alle 18 con l'informazione di Milano News. Invece, personalmente, vi auguro un buon weekend e ci vediamo lunedì con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci e a presto!